aspettano, anche se magari la rivalità è più con altre squadre, un'altra squadra, però Dinamo rappresenta in questo campionato la massima espressione da diversi anni, quindi credo che ci sia molta voglia da parte di tutti affrontare questa squadra, affrontare una società che, ripeto, da diversi anni vince continuamente il campionato, si qualifica per i gironi di Champions, quindi io la vedo come una bella occasione per poter esprimere al meglio quelle che sono le nostre qualità. Stanje momče di posle šokantnog ispadanja u kupu, jeste uspeli malo posložiti glave? Sinceramente devo dire che anche se abbiamo avuto un periodo, diciamo almeno nella mia gestione, molto altalenante, insomma tra partite vinte, poi subito dopo perse, anche in maniera non bella. Però, devo essere sincero, non mi aspettavo nella partita di Coppa, dopo la vittoria col Varesin, un risultato del genere. Ma soprattutto non mi aspettavo una prestazione, perché il risultato può anche venire fuori attraverso mille cose. Mentre invece abbiamo veramente dato l'impressione di non capire l'importanza di questa gara, e quindi credo che l'occasione migliore che poteva capitare è quella di affrontare la miglior squadra del campionato per poter avere dentro di sé ogni calciatore la rabbia giusta, le motivazioni giuste per poter buttarsi alle spalle quella che giustamente è stata definita una sconfitta scioccante. Everybody here know that Dinamo is a big club, but we already show in the past what we can do against them. I think this is a good opportunity for us to show what we can do. We need to forget what happened before, and yeah, we play home, we are here. We are going through not the best moment, but okay, let's move forward and let's take this game and give the maximum. Nakon nekakve deklarativne početne podrške i nakon poraza raste ogorčenje navijača. Razumljivo je zašto, po društvenim mrežama, anketama, raznim kontakt emisijama. Nezadovoljstvo nije toliko usmjereno na trenera Kozmija, već baš na igrače koje se optužuje za nedovoljno zalaganje, za nedostatak energije, za nedostatak poštovanja prema dresu Rijeke. Evo, kako on to komentira, što bi on rekao kao jedan od predvodnika slačionice? Yeah, I think when you see the result, you have all the, you can say everything, because I think on the pitch we are not doing what we have to do. I don't have any excuse about this. We have to work more, we have to play better, and then the result will come, but I don't have any excuse. You guys can blame us, everybody can blame us, because Rijeka is a big club in Croatia, so the result needs to be there, but at the moment they are not there, so I don't know, I don't have any excuse about this.